siamo alla Volkswagen di Linz perché abbiamo visto che c'è il Gran California esposto fuori e il California 6.1, quindi stiamo approfittando per fare un giretto. Mamma mia quanto è grande! Tra le altre cose abbiamo fatto il pieno pagando il diesel 1,049, con 50 euro abbiamo fatto 2/3 di serbatoio. Adesso dovremmo andare al Weissensee, lago della Carinzia, ma è iniziato il viaggio in modo molto svaccato, cioè molto super soft. Siamo fermati a guardare il Gran California, che è veramente gigantesco, e lo guardi da fuori, viene voglia di dire bello, sì, c'è il bagno, e l'invece poi lo guardi vicino a noi e dici mannaggia, ma sto coso qua, tipo camion. Siamo arrivati a una paraculaggine incredibile, quindi l'ultima invenzione di Eva è stare dietro mi fa venire un prurito. Che ne pensi? 0,3, dai. Che ne pensi del prurito che viene stando dietro? Effettivamente dietro viene prurito. Ci sono le pulcine. Le pulcine a pulcette. Anche a me mi sto grattando troppo pulito. Mettono sempre nel punto più alto della città, proprio che domina tutto. Allora, ci sentirete parlare a tratti perché dobbiamo fare i momenti di scarso inquinamento acustico sfruttando. Cos'è che state facendo? Spiegate. La stiamo facendo andare via, ma lei non si ne ma va chi? Via dal nostro pollicino. C'è una zanzara? Sì. Questa è una tecnica. Sta spaventando per farla andare via dal nostro pollicino. Ma lei le sopporta le nostre grida? Vero? Forse è sorda. Papà non le sopporta le vostre grida. Pendenza 15% per far capire che in Austria non è arrivato l'uso dei tornanti perché strada a cannone in salita. Qua avranno le gambe geneticamente modificate per andare con la bicicletta, gli asini drogati per salire con i carretti e i freni maggiorati per le discese. Tu immagini un carretto in discesa qua. Stiamo arrivando al Weissensee. Thank you.
Bello cavallino. Piccolo. Tieni cavallino. Tieni cavallino. Tieni cavallino. Tieni cavallino. Perché non lo mangia il mio? Voglio provarci ancora. Stavolta gliene darò uno più grande. Che da mangiare? Cavallo, l'albero è pesante. Non si mangia l'albero. Che piccolo questo! Guarda che piccino è! Non ho mai visto un puledrino così! Io chiamerò proprio questo qui, Siri! È bellissimo! Vieni piccolo! Ecco perché è venuto! Piccolo, tieni questo pezzettino piccolo! No, qua quello ti mangi il dito! Grande che serve per un bel cavallo grande. Ecco. Mamma, ci porti i giubbottini? E tieni questa per te. Piccolino, tieni. Oh, un buon tabacco. E poi chi le do? Quale cavallo gli do? Piccolo, lo vuoi? Lo vuoi? Ma l'hai visto quant'è grossa come stazza, no? Di altezza? Non so che razza è. Quella è grossissima. Quella scura. Non vuoi salutarli, Edini, cavalli? Ciao, cavallini. Che spettacolo. Abbiamo incontrato questa... Si può dire mandria di cavalli, qui stiamo dando da mangiare e adesso tutti i pieni saltano. Questo viaggio è l'insegna dell'improvvisazione. Cittadina, lì si vedono delle montagne colossali. Qui c'è l'Eiresenswelt, non so come si chiama, le famosissime grotte di ghiaccio. Poi c'è delle gole molto profonde dove si può passeggiare vicino a queste acque tumultuose. E poi un castello che invece è già chiuso e vedremo, credo, domani. E allora, io... A causa delle mie vertigini, ormai note a chi segue il canale, sono un po' con le manine sudate perché abbiamo fatto una strada incredibile e ora vi spiego. Intanto guardate un poco cosa c'è qui. Allora, quello è il castello e noi siamo sopra il castello. Io mi spavento un poco ad andare qua, ma abbiamo fatto una strada che nel giro di poche curve da lì sotto dove vedete quel campo di calcio è arrivata qua sopra, e questa è la strada che l'autobus fa per portarvi alle famose grotte di ghiaccio. Per capire, adesso vi faccio vedere che tipo di strada è. Questa è come ripida la strada. Adesso vorremmo arrivare alle grotte di ghiaccio per vedere, perché in realtà bisogna parcheggiare lì sotto e c'è una navetta che credo il costo pari di 7 euro porta su fino alle grotte di ghiaccio, che saranno, credo, spero, uno spettacolo fantastico. Quindi in questa zona vicino a Werfen c'è questo castello fantastico, si può visitare le grotte di ghiaccio e a circa 20 km da qui delle gole bellissime che penso vi siano.
Il bruco? Il bruco prima mangia tante foglie, diventa grosso, poi scompargono gli occhi, la bocca e le ciabatte e diventa tipo un bocciolo. E piano piano gli spuntano le ali, le occhiette, diminuisce la bocca, le ciabatte e poi si rompe ed esce una farfalla. Adesso puoi ritornare a mangiare il tuo fruttolo. Dove stai? Allora, innanzitutto non mi chiedete perché mi è venuto questo dubbio, ma il dubbio è questo. Adesso intervisteremo la signora che mangia la pesca. Vedete alle mie spalle tutti questi prati, che sono ovunque in Austria, tutti prati. Allora, capisco quello, ma lì, non riesco, verso queste casette qua, tutti belli tagliati, eccetera. Allora, domanda numero uno è, chi la taglia l'erba? E supponendo che ci sia un proprietario con un camioncino di quelli con l'elica gigante sotto che taglia, visto e considerato che da noi un pratino di 100 metri quadrati il sacco del taglierba si riempie 4-5 volte ogni volta che taglio l'erba, e l'erba la taglio anche una volta ogni settimana, questo signore che cura l'erba lì sopra, no? Dove la mette tutta l'erba tagliata? Sai che non ci ho pensato? Sai che non ci ho pensato alle mucche? Eppure non vedo tante mucche. Dove la mettono l'erba? La tagliano l'erba? O è un'erba nana che rimane a prato inglese, cioè il prato austriaco? Ti stanno venendo a prendere. Dove la mettono l'erba? Aiuto, un elicottero. Sì, che gli austriaci siano severi, adesso ti diranno get off. Questo è per farvi capire la strada che abbiamo fatto all'andata, dove chiaramente non ho filmato e anche ora non filmerò un granché, dove con la prima a 10 km orari non si riesce a tenere sotto giri il motore. Ecco, lì si capirà. Ma non sappiamo in realtà, stasera è andata così, con questa mega frittata e una serie di salumi tipici austriaci. Adesso vi facciamo vedere che abbiamo provato il gelato austriaco al caramello salato. Ho già dal caramello salato in un negozio a Parfanie di fretta, stava per chiudere eccetera, vado a guardare Mancuso, maestri siciliani del gelato. Siamo venuti in Austria, abbiamo preso il gelato austriaco, siamo stati capaci di prendere l'unico gelato siciliano che c'era in tutto il ristorante. Eden, ora vedremo se ti piace. Eccoci qua, in questo spot bellissimo che abbiamo trovato. Alle mie spalle vedete il castello di Werfen e qui sentite un fiumiciattolo che scorre, proprio qui. C'è il punto che abbiamo visitato oggi, da quella strada assurda che è la strada per il Reisenwald. E domani mattina andremo lì. Credo che questo sia il parcheggio per prendere gli autobus e andare su. Io mi sto facendo una bella passeggiata in questo vialetto ben illuminato, devo dire, vicino al fiumiciattolo. We'll be right back.